Tutte le cose che succede, la nostra vita la pensiamo in due. Le relazioni nell'ambito familiare fra persone di provenienze diverse sono un esempio di laboratorio interculturale. Queste unioni, sempre più diffuse anche in Trentino, rappresentano gli attori principali di ciò che si può definire multiculturalismo nel quotidiano. Di questo argomento parleremo oggi nel consueto appuntamento con Cinformi News. Tra i nuovi aspetti legati all'integrazione sociale dei cittadini immigrati, un posto particolare è occupato dalle coppie miste. Queste unioni vengono considerate miste poiché riguardano persone appartenenti a nazioni e contesti geoculturali diversi. Le coppie miste sono un fenomeno in forte evoluzione sia a livello nazionale che locale, specialmente nel nord Italia dove i flussi migratori sono maggiormente stabilizzati. Le migrazioni, i continui scambi commerciali e turistici contribuiscono senza dubbio a rendere sempre più frequente l'incontro e la relazione fra persone di diversa provenienza. Inoltre, i maggiori contatti fra individui di differenti nazionalità, il progressivo calo dell'influenza della famiglia nella scelta matrimoniale e il crescente superamento del pregiudizio razziale sono da considerare ulteriori fattori che contribuiscono all'aumento delle unioni miste. Sentiamo Mara Tognetti Bordogna, docente dell'Università Milano Bicocca. Direi innanzitutto che le coppie miste sono una chance, sono una grande risorsa per la società del futuro, nel senso che costituiscono e costituiranno le coppie della società futura, cioè della società che è strutturalmente caratterizzata da dinamiche e da flussi migratori. Richiedono però un forte lavoro matrimoniale perché, appunto, siccome sono due persone con storie, tradizioni, abitudini, modi di vedere il mondo diversi, questi due diversi mondi debbono trovare delle forme di negoziazione, di condivisione di valori, di regole e di comprensione. Ovviamente queste differenze possono diventare una grande risorsa, ma possono anche diventare un problema. In Trentino, così come a livello nazionale, prevalgono le coppie miste in cui il partner autoctono è maschio. Gli uomini, tra l'altro, si uniscono più spesso con donne che provengono da paesi a maggioranza cristiana, sia cattolica sia ortodossa. Nel campo delle unioni matrimoniali, l'incidenza dei riti misti sul totale dei matrimoni celebrati in Trentino nel 2004 è stata di circa il 15%, con netta prevalenza del rito civile. Sono diverse le motivazioni che possono spingere persone appartenenti a contesti culturali differenti a dare vita ad una unione mista. La curiosità nei confronti del diverso, l'inserimento accelerato nel nuovo contesto, la sperimentazione di chance culturali aggiuntive e naturalmente l'innamoramento. Ho conosciuto Mamadou a Brentonico, il paese di nascita, e lui lavora al mercato in una fiera, la fiera d'estate a San Pietro Paolo. Mi ha attratto soprattutto la cultura e la conoscenza di cose diverse da quelle che sono abituata a fare, nel modo di pensare diversamente da quello che mi è stato insegnato. Io ho conosciuto mia moglie tramite la sorella che abitava in Svizzera, perché prima abitavamo in Svizzera e allora poi col passare del tempo avanti e indietro da Thailandia, Svizzera, Thailandia, ho conosciuto mia moglie. Mio papà, lui è monaco, e mia mamma monaca. Quindi loro vivono per conto suo. Io abito con mia sorella. Lei mi ha detto, guarda, mio amico, questo è mio amico, lui è molto bravo, aiuto tanto, no? Fida di lui.
Ho conosciuto Luigi 9 anni fa, sono venuto a fare vacanze al Lago di Garda, era così simpatico, allegro, e pensavo che questo è proprio uomo della mia vita. Le coppie miste offrono una riflessione sulle potenzialità e i problemi che emergono dall'incontro fra culture diverse. L'unione fra persone appartenenti a contesti geoculturali differenti diventa quindi un vero e proprio laboratorio che senza dubbio aiuta nella comprensione delle trasformazioni delle forme di vita familiare e delle norme sociali, come pure del percorso di inserimento degli immigrati in Italia. La volontà di voler stare insieme è fatto di seguire, a guardare l'interno, anche l'esterno, come si vive qui in Italia, allora imparare come si vive, perché per esempio la nostra cultura, per esempio col lato che magari meno positivo per me è che il fatto che noi, le nostre donne, in cucina non la tocchi mai. Poi qualsiasi cosa che fanno per te e loro la prendono come se fosse che ricevono una benedizione. Io penso che gli aspetti negativi e positivi ci siano in tutte le convivenze, in tutte le coppie, che siano di razze diverse, siano italiane o miste. Nella casa pensiamo tutte e due. Sì che le spese, sì che tutte le cose che succede nella nostra vita la pensiamo in due. Convivenza con un'altra religione, anche per esempio la religione cattolica e la religione buddista, non trovo ci sono nessuna difficoltà. Io vado nei suoi tempi, quando andiamo in Thailandia i buddisti, lei viene in chiesa con me senza problemi. Prima un po' duro, per esempio la loro mangiare nostra è un po' diverso, clima. Ambiente un po' duro, no? E dopo con tempo abituale, così non c'è problema, cerca soluzione insieme. Io mi tengo la mia religione, però il mio figlio andrà alla religione suo papà. C'è pro e contro, sempre si può trovare, ma quando tu pensi che c'è persona con chi può stare tranquilla e essere felice, tu fai scelta giusta. Nella vita coniugale ci sono sempre alti e bassi, qualche momento critico può sempre esserci. Io ero già sposato già da prima, perciò posso fare anche dei confronti. Per me è buona. Siamo abituati a vivere così perché Luigi tante volte lamenta che io sono ancora russo, ce l'ho abitudine russa, ma già siamo felici. Ma all'inizio gli ho insegnato alcune cose, tipo fare da mangiare, all'italiana naturalmente, però devo dire che ha imparato tutto benissimo e adesso fa da mangiare meglio di me. Che Luigi non è che faceva tanta amicizia con i nostri vicini di casa e con i nostri vicini che abitano qui in questa zona di Nave San Felice. Invece via di me ha conosciuto tantissime persone. Dal punto di vista della religione non ci sono state nessuna differenza, perché lei è ortodossa, io sono cattolico. Poiché le coppie miste si confrontano quotidianamente con importanti differenze culturali e religiose, sia fra le mura domestiche che nella società, queste famiglie richiedono un investimento ancora più forte da parte dei partner. Sentiamo la psicologa Anna Maddalena Boccagni. Il fatto di dover fare i conti con un qualcosa in più, nel senso di una sorta di valore aggiunto, di ricchezza, ma anche di impegno, di fatica, di pesantezza. Per esempio nel momento del fascino, il fascino può essere dell'esotico o della vecchia Europa, e questo fascino dello sconosciuto, del misterioso, aumenta e ingrandisce il sogno della felicità della vita di ognuno. È un balsamo per i sentimenti di inadeguatezza di ognuno, ma può diventare il rischio di bypassare il compito di costruire e condividere un progetto di vita comune.
Nella realtà della quotidianità, poi, questo qualcosa in più significa non poter utilizzare quel nostro vocabolario interno, costituito dalla nostra cultura, per dare significato ai comportamenti anche della quotidianità dell'altro, ma doverne ricercare in ogni momento il significato. Il lavoro di coppia nelle unioni fra persone di diversa nazionalità cresce inevitabilmente in presenza dei figli, dal momento che i differenti ruoli degli adulti vanno rivisitati in funzione del ruolo di genitore, che nel caso delle famiglie miste può dar vita alla crescita e alla valorizzazione delle differenze e delle diversità culturali. Il figlio per religione, cioè quello la lasciamo così, lui si guarderà, quando diventa grande saprà quale religione seguirà. Le lingue io la parlo, la mia lingua, e in italiano la impara lo stesso con sua mamma, con altra gente, però la mia lingua la capisce adesso quando la chiamo. Questo fatto perché un domani che incontra con un africano e che devi magari chiedergli qualcosa o così, fallo sapere che comunque origine anche ha anche origini africane. Dunque, il figlio è nato in Svizzera nel 91. L'educazione ci abbiamo data come due genitori italiani, senza nessuna differenza. Il figlio si chiama Sven, W, Sven. No, il nome l'abbiamo scelto tramite un libro dei nomi che proviene dalla Finlandia. Nostro figlio parlavamo tre lingue, inglese, francese, thailandese. Adesso lui non vuole più un'altra lingua. Però io parlo lingua thailandese con lui, lui capito. Però non parla con me, lui risponde italiano. Lui adesso, mamma, siamo italiano, parla italiano. Per quel che riguarda il rapporto fra i servizi sul territorio e le coppie miste, i servizi spesso incontrano difficoltà nel relazionarsi con queste unioni, non avendo ancora sviluppato un bagaglio di competenze adeguato. In molti casi gli operatori si chiedono che tipo di famiglia si trovano davanti e quali caratteristiche particolari presenta. Gli operatori sentono quindi l'esigenza di imparare le modalità di interazione delle altre culture e di dotarsi di strumenti che ne permettano la lettura, salvaguardando e valorizzando le specificità, le diversità e le potenzialità delle coppie miste. Sentiamo ancora Mara Tognetti Bordogna. Sicuramente i servizi debbono strutturarsi in modo tale da accogliere questa coppia o queste coppie come le altre coppie. Certo, c'è poi un lavoro di accompagnamento dei genitori come coppie e come singoli rispetto alla importanza del bilinguismo e quindi di mantenere non solo la lingua di entrambi i genitori ma anche le storie di entrambi i genitori. Il futuro è un po' un problema, ma non penso che sia solo un problema per le coppie miste, è un problema per tutte le coppie, tutta la gente adesso qua. Mi sarei piaciuto di andare un po' in Africa, ma magari anche sì un anno o due stare in Africa e così loro magari conosceranno meglio la mia cultura come lo conosco io di essere qua in Italia. Futuro. Mi piacerebbe tornare a mia casa perché il clima è giusto per me. E futuro non sappiamo perché manca la mia figlia, c'è sposa, ha bisogno di nonni, per esempio, no? Bisogna nonni. Dopo vedremo futuro, però mi piacerebbe tornare a mia casa. Per il futuro pensiamo di crescere, primamente dare un futuro al figlio qui. Dopo tutto si vedrà, magari quando siamo più avanzati nell'età andremo a goderci anche un paio di mesi in Thailandia l'inverno e l'estate in Italia. Progetti per il futuro, di andare in pensione e di riposarmi un po'. Magari qualche viaggetto in Russia sull'Anello d'Oro o anche a San Pietroburgo qualche settimana. Ma io vorrei vedere di più mondo. Sono arrivati in Italia per lavoro, per raggiungere i familiari, ma anche per studiare e svolgere attività altamente qualificate.
Parliamo degli immigrati brasiliani e cinesi che vivono in terra trentina, un tema di cui ci occuperemo nel prossimo appuntamento con Cinformi News. Per oggi è tutto, grazie per la vostra attenzione, arrivederci.